Ciao tesori, buongiorno e benvenuti in un nuovo video. E non in un video qualsiasi. Oh mio Dio, siamo di nuovo in un 24 ore. Oh mio Dio, non, voi non potete nemmeno immaginare da quanto volevo fare un 24 ore. Sono contentissima. Questo 24 ore sarà in collaborazione con mio marito nel suo canale. Sei una challenge di 24 ore. Cercheremo in 24 ore di utilizzare la nostra mano sbagliata. Nel senso, io scrivo con la destra, lui scrive con la sinistra. Quindi per tutta la giornata io utilizzerò la sinistra e lui utilizzerà la destra. Calcolate che io non so usare la sinistra. C'è stato un periodo della mia vita dove in realtà, vi dico la verità, ero diventata quasi brava a utilizzare anche l'altra mano, e questo per un fattore di necessità. Ero da sola con Lara, non avevo nessuno che mi aiutasse, quindi ho provato praticamente di tutto per bastarmi da sola, quindi ho iniziato a fare le cose anche con l'altra mano. Ora però l'unica cosa per la quale utilizzo questo braccio è quello di tenere Zoe, non so per quale motivo, ma sono proprio più comoda con questa parte di braccio. Il problema sta che praticamente ho questo braccio che è mezzo bloccato e infatti devo andarmelo a fare controllare. Non so se lo vedete, ma questa mano arriva più in giù rispetto che questa qua. Questa più di così non si piega. PS, se vi piace il trucco, vi ringrazio tantissimo. Se non vi piace, vabbè, so gusti. Però se vi piace, lo trovate realizzato nel mio secondo canale, Chiara Paradisi Beauty. Ho chiacchierato con voi mentre mi truccavo e provavamo questa nuova tecnica che ho visto su TikTok. Se vi piace, insomma, trovate il video. Più che altro, anche se non vi piace la tecnica, comunque è un bel video perché abbiamo chiacchierato insieme e mi è piaciuto tanto. Quindi, iniziamo. Help. Prima di tutto, vabbè, occhiali con, oddio che strano, con quest'altra mano, ok. Come ti stanno andando queste 24 ore a te con la mano sbagliata? Amore, Sì? la bambina sta dormendo da prima. Io Sì? non ho fatto niente Tu non hai proprio. fatto un cazzo. Beh, facile così. Ma tu non è molto bello. La prima cosa che devo fare è togliere il green screen. Non ci arrivo letteralmente. E se... Ah, salendo sul letto. Sì, salendo sul letto ha funzionato. Facciamo la spesa con la mano sbagliata. Computer alla mano e si prova. Spesa. Oh, oddio, sono lentissima. No, raga, già non mi piace questa storia. Sono troppo lenta con questa mano. Ciao. Aspetta, il signorino. Quanto sei bello. Sei bello, eh? Sei bello. Sì, sei bello, sì. Però mi stai stressando. Ash, ascoltami, oggi sono un po' in pericolo, nel senso che potrei far esplodere qualsiasi cosa, perché posso utilizzare solo questa ma... Ovviamente. Pronto? Devo cucinare a Zoe. E devo farlo con la mano sbagliata. Se sentite rumore perché di là ci sono i miei. Non riesco. Oddio. No, mo mi voglio vedere come gliela do. Ma come gliela do? La pappa così. Mo devo regolarmi con l'olio perché sennò rischio di metterne troppo. Cioè mi trema la mano. Raga, non è fattibile. Oddio, mo devo metterla quella. Aiuto. Aiuto. No, raga, provate anche voi per 24 ore a fare così. Vi impazzirete pure voi, fidatevi. No, sbagliato. Scusa, sbagliato no. Non riesco. No, raga. No, allora, non è per perdere la sfida, ma per farvi vedere la differenza. Normale. Raga, non lo faccio apposta, eh. Che non è... Muoio. Madonna, guarda che adesso chi arriva? No, nulla. Ma si vede quanto è naturale. Sì. Oh, ti faccio ciao. Grigoro, Grigoro, Grigoro. Arzigogolo, arzigogolo. Grigoro, Grigoro, Grigoro. Mazza, l'hai Arzigogolo. rimbambita completamente. Sì, completamente. No, dico, Grigoro e arzigogolo. No. Con quella sbagliata, però. È che vale solo per me. Non ho capito. Ma vedi però che brava la Lara. Zoe, tu La devi mangiare con pulisce la la bocca pentola. sbagliata, però. Per facilitarmi ancora di più il compito, non solo dopo questa miserabile prova nel cercare di dare a Zoe con la sinistra
La pappa, lasciamo perdere. Comunque, fatto sta, è ancora integra. È assolutamente ancora integra. Leggermente sporca più del solito, ma integra. Fatto sta, ci vogliamo complicare ancora di più la vita. E quindi ho ordinato il sushi. I sushi da mangiare. Sì, voglio mangiare con le bacchette con la sinistra. Ci sarà da ridere. Vediamo che cosa combino. Ti fidi di me? Secondo te ce la faremo? Siamo speranzosi. È successo questo. Lara mi ha detto che vuole che gli faccia un disegno per colorarlo poi. Ed è una cosa che mi chiede spesso. Cioè io le faccio il disegno e lei poi colora dentro. E compriamo anche in realtà i giornali per colorare. Però a lei piace così. Farlo in casa. A lei piace così. E quindi glielo faccio. Il problema è che lo devo fare con questa mano e non è una cosa organizzata, cioè lei me l'ha chiesto come me lo chiederebbe sempre. Oh mamma, Tori, quanto sei diventato alto perché arrivi quasi là. Allora, provo. Che cosa devo fare? Fai... Dimmi tu. Quello vuoi? Fai degli animali. Va bene, amore. No. Un cappello con la testa di un ippopotamo. Mi sto impegnando molto per fare questa cosa. Non ho idea quanto sto tremando. Due gambe. Oddio. Oh, quanto è fastidioso. Aiuto. Poi. Oddio, non riesco manco a fare una linea dritta. No, raga, ma quanto è difficile. Questo è il mio cammello con la faccia di un ippopotamo. Che sembra un cammello con la faccia di un cammello, te lo posso dire. Un'opera d'arte, una vera e propria opera d'arte. È arrivata la pappa, dunque, queste mi sa che sono solo nuvolette di gamberi, quindi niente. No, queste sono nuvolette di gamberi, c'è Zoe che vuole prendere tutto. È tutto di Zoe. Queste sono, tanta mamma, queste sono le tue tazze per le nuvolette di gamberi. Di bamberi. Uno, due. Vai, la giro tu. Vai, la giro io. Hai bei occhi. Siamo pronti, eh? Cioè, già solo prenderlo in mano è un casino. Bonus point se non lo rompi. Ah, bene, infilata. Aspetta, c'ha ragione. Tutto facile. Dove? Ok, ci sono. Ci sono. Easy. Anche tu? Vai, anche tu fai al contrario. Qual è la mano che scrivi? Questa qua. E una l'altra. Ok, e io pure. Allora. Vai Lara, ce la puoi fare? Senti il filzo. Fatto. Ok. Ciao, vai. Prendi questo. Questo. Dai. Brava. Oddio, lo stai riempendo di salsa di soia. Occhio che sgoccioli. Vai, occhio che sgocciola. Grande! Mazza che brava, non me lo aspettavo. Beh, noi finiamo la cena con la mano sbagliata. Ci vediamo dopo. E dovremmo essere arrivati al giorno dopo. In realtà, purtroppo, non è così. Tesori miei, sono la Chiara del futuro. Futuro, 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 purtroppo. Perché quando stavo registrando questo video, dovevo finirlo il giorno dopo. Si sta addormentando da sola. Dovevo finire questo video il giorno dopo. Purtroppo, o per fortuna, abbiamo dovuto fare delle cose molto importanti per la casa nuova e che poi alla fine si sono trasformate in tante altre, perché come sapete forse non ci sarà quella casa che avevamo visto, sarà un'altra, però nel frattempo abbiamo deciso che prima di settembre ci si tocca trasferire comunque, quindi perdonatemi se questa challenge l'ho persa. È andata così, però era tanto carino il video, non volevo buttarlo via, però sto dando tanta precedenza a questa nuova cosa che stiamo facendo, perché veramente raga, cambiare casa non è facile. Spero comunque che vi sia piaciuto. Ho perso la sfida, vi prometto che appena ci calmeremo un attimo, perché questo è il problema tra virgolette dell'avere un canale real life, quindi che è vita vera raga, succedono robe, ci sta, si succedono gli imprevisti, è normale, e vi prometto che appena arriveremo nella casa nuova vi farò tutti i contenuti e tutti i video che vi sto tenendo qua praticamente, che voglio farvi. Non vi dico mamma mia raga lo stress, perché ho un botto di video che voglio farvi, ho un botto di cose da dirvi, di farvi vedere, ma prima dobbiamo cambiare casa, poi
poi tutto il resto. Quindi perdonatemi, perdonatemi veramente, mi vergogno come una ladra a mettere il mio video tra virgolette a metà, però spero comunque tantissimo che abbiate apprezzato. Diciamo un po' che è come se alla fine avessi provato a, anche oggi, che in realtà non è il giorno dopo, ma sono la Chiara del futuro, ripeto, però è come se oggi avessi provato a continuare e non ci fossi riuscita. Perché facciamo una cosa, scrivetemi qua sotto nei commenti un video che desiderereste tantissimo vedermi farmi fare, è italiano, un video che desidereste tanto che io facessi, e appunto perché per farmi un po' perdonare, insomma, cercherò di farvelo il prima possibile, ne prenderò uno probabilmente a caso e lo farò, insomma, per farmi perdonare, insomma, anche se magari non è il genere di video che faccio io, quindi magari è un'altra cosa, oppure un mukbang particolare che mi chiedete in tanti, oppure qualsiasi cosa, insomma, per farmi perdonare, insomma, lo farò con tanto tanto piacere. Quindi niente, noi ci vediamo nel prossimo video, amori miei. Vi voglio un botto botto di bene e augurateci buona fortuna, perché qua noi stiamo proprio combattendo per sta casa. Intanto Thor parla, ottimo. Love you.